È possibile fare CrossFit interamente usando come unico strumento il corpo libero? Beh, bisogna innanzitutto capire che cos'è questo CrossFit. È un sistema, una disciplina d'allenamento nato negli Stati Uniti per creare atleti d'elite, atleti pronti un po' sotto il profilo tecnico e atletico ad affrontare un po' tutte le sfide, in particolare nei vari regimi di resistenza. Non è solo fare circuiti il CrossFit, perché altrimenti, adesso è diventato sinonimo di CrossFit, perché altrimenti anche io stesso sono un pioniere del CrossFit. Già all'inizio degli anni 90 nelle preparazioni atletiche facevo i circuiti. La rivoluzione di CrossFit è appunto allenare un po' tutte le capacità, proprietà atletiche, specialmente tutte le proprietà condizionali e, ti ripeto, soprattutto in regime di resistenza, ma poi fare questo utilizzando tre principali strumenti d'elite che arrivano dalla pesistica, dalla ginnastica e dal mondo dell'atletica, e quindi fanno girare un po' tutti questi strumenti proprio per essere degli atleti trasversali e di elite, pronti a affrontare tutte le sfide possibili utilizzando tutti gli strumenti principali e soprattutto anche quegli strumenti che ti danno anche quella condizione, quelle proprietà, quelle capacità superiori. Poi che cosa ha elaborato il mondo CrossFit? Un framework di lavoro davvero interessante per impostare la programmazione. 3-1, ovvero 3 giorni di allenamento, 1 di recupero. Lo vedi anche qua comparire in sovraimpressione. In un giorno allenano un solo elemento proveniente da questi tre mondi, quindi o ginnastica o weightlifting o atletica, e lo allenano a modi skills come facciamo noi nel calisthenics. Il secondo giorno lo allenano più a modi potenziamento, quindi allenando attraverso principalmente i protocolli della forza 5x5 o cose simili, e poi il terzo giorno fanno poi quello che a cui classicamente si pensa come CrossFit, fanno il WOD, dove di nuovo si utilizzano tutti gli strumenti possibili. Questi WOD cambiano sempre. Di solito quello che classicamente si pensa CrossFit è solo un pezzettino del loro framework. Poi questo framework di 3 giorni, 3-1, si ripete su, diciamo, un micro ciclo di 9 giorni, e di modo tale che tutti gli strumenti girano attraverso questi pastoi. Quindi una volta allenerò a modi skills, una volta ginnastica, il micro ciclo dopo a weightlifting e poi atletica. Il giorno di potenziamento avrò un assortimento, a volte ginnastica con atletica, a volte weightlifting con ginnastica, weightlifting con atletica, e poi nel WOD di nuovo tutti gli strumenti possibili di questi, principalmente di questi tre macro aree di elite, ruotano sempre. E quindi in tal modo, anche sia con gli strumenti sia con le proprietà che vengono allenati, si creano veramente atleti trasversali di elite, non atleti ai margini come definiscono loro. E quindi come si può fare CrossFit a corpo libero? Ne ho parlato anche con miei amici, colleghi che arrivano dal CrossFit, tutti strabuzzano un po' gli occhi, rimangono basiti. No, non è possibile fare CrossFit a corpo libero, interamente a corpo libero, verrebbe meno questa essenza, no? Questo è vero, però secondo me con un minimo di adattabilità, flessibilità, in qualche modo si può fare, e viene anche una cosa bella pratica. Certo, vengono meno tutte queste aree più preziose, soprattutto il weightlifting, che è un po' il fiore all'occhiello del CrossFit, però questo framework generale di lavoro secondo me si può seguire. Quindi avere un giorno dove si allena il fattore skills, un giorno dove si allena il fattore potenziamento e un giorno dove si allena il fattore WOD, dove ci si allena in, diciamo, in regimi di resistenza che poi si incrociano anche tra di loro come valenze. Questo è un discorso complesso. A me piace molto il CrossFit, però devo anche dire, anche io stesso sono molto critico, si porta dietro tante obiezioni. Non è questo il video la sede in cui voglio andare a discutere di queste cose, però secondo me con un po' di flessibilità, adattabilità, si può riuscire a realizzare quel framework di lavoro interamente a corpo libero. E quindi è la volta buona che anche un crossfitter dell'ultima ora magari riesce a fare calisthenics o gymnastics in modo ben fatto, perché parliamoci chiaro, ecco, forse questa è una grossa critica che rivolgo a CrossFit. Loro hanno all'interno del loro calderone il corpo libero, il calisthenics, ginnastica, chiamatelo come volete, però sicuramente non sono mai riusciti a svilupparlo come lo facciamo, insomma, nel calisthenics, nelle palestre specializzate al calisthenics, perché manca un po' quella, diciamo, quella cultura di fare anche bene qualitativamente certe cose in tutte le categorie di esercizi, avere veramente un percorso di progressioni. Io quello che vedo tendenzialmente da fuori è che usano sempre uno stesso repertorio
e non tirano mai su tanto livello. E vada bene, la critica non è tanto, non è il problema di fare i keeping pull up, i keeping muscle up, quelli contestualizzati in un certo modo ci stanno anche, li capisco anche, perché si tratta appunto di cercare di fare esercizi che hanno valenza, diciamo, strength, muscolare, di dargli una valenza cardiovascolare, in quel contesto ci sta benissimo, però è tutto il resto che viene meno. Di nuovo tornando a noi, cercando di applicare il framework corpo libero al CrossFit, secondo me si può fare, ti prendi un giorno, ti dedichi a una skills, magari anche queste skills, ti prendi un certo repertorio, le fai girare, poi anche qua il giorno potenziamento, puoi tranquillamente fare corpo libero mischiato con gli elementi dell'atletica, che è pur sempre corpo libero, trovi anche delle risorse, tutta una elenco, una batteria di workout interamente a corpo libero che hanno elaborato, e allora nel giorno in cui appunto fai tre elementi più legato alla resistenza, al condizionamento, vanno benissimo quei workout. Ecco, secondo me questa è una panoramica generale di come si può innestare corpo libero al CrossFit, interamente corpo libero al CrossFit, certo un po' limitante, non è esattamente come fare calisthenics, che secondo me è ancora un'altra cosa, però potrebbe essere una strategia valida e magari anche interessante proprio per il mondo CrossFit. Mi raccomando, iscriviti al mio canale, attiva la campanellina e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!